Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. Come avrete letto dal titolo, shopping da Zara. Ragazzi, era tantissimo tempo che non facevo shopping da Zara. Allora ho detto no, vabbè, voglio andare a curiosare che cosa hanno. Quindi sono andata sul sito, ho visto diverse cosine che mi piacevano. Ricordavo di aver preso anche un jeans, un modello boyfriend. Evidentemente poi alla fine l'ho tolto dal carrello. È la prima volta che compro sul sito di Zara, devo dire, sono stati velocissimi a portarmi le cose. Ora, dall'ultima volta che io ho acquistato da Zara ad oggi ci sono... No, aspettate, qualche chilo l'ho perso. Attualmente ci sono 6-7 chili in più. 6-7 chili in più. Prima portavo di Zara una S/XS, dipendeva dai modelli. E quindi stavolta mi sono orientata prendendo tutte M. Forse il jeans alla fine non l'ho preso proprio perché è sempre il capo per me, almeno più ossico da prendere online. Mi sono orientata su tutte M, vi devo dire che sono proprio precise. Probabilmente avrei potuto provare anche delle L. Poi non so se a quel punto mi sarebbero state larghe o se poi non l'avrei potuto utilizzare, magari perdendo qualche altro chilo, non lo so. Comunque sia, cominciamo. Shopping primaverile, io sono felicissima perché primavera e estate sono le mie stagioni preferite. Partiamo da questa camicetta in... Cos'è, raso, seta in parolone, eh? Vediamo cosa riporta l'etichetta. Guardate che qui sono dei libri queste etichette. Seta. 97% poliestere. Seta. 97% vuol dire essere e il 3% restante è elastan. Va bene, comunque. È bella al tatto, che vi devo dire, sembrava seta. Michela è esperta di tessuti, insomma, mi hanno detto. Comunque, camicetta maculata, guardate che carina, è veramente molto bella, mi piace un sacco questa. E qui, vabbè, sapete, io amo tutte queste bluse, un po' queste camicine, queste bluse un po' frufru così morbidine. Queste mi piacciono tantissimo all'interno dei pantaloni o dei jeans un po' aderenti, sono veramente carine. E vi devo dire che quelle di Zara sono tra le mie preferite in assoluto, cioè ogni volta che vado riesco a trovarne diverse che mi piacciono. Poi passiamo a quest'altra camicina, questa è stupenda, ma io come una rimbambita ieri non avevo notato che questa davanti ha anche questo nastro, che quindi si può allacciare qui davanti, quindi ecco, questo è un plus che vi dico ora. Guardate i bottoni di questa, cosa sono? Cioè, che meraviglia, quindi ha tutti i bottoni così, stupendi. Non so se anche sulla... sì, anche sul polsino, è bellissima. Quindi camicina semplice, come vedete non ha stampe o cose, però nella sua semplicità mi piace tantissimo, questa è proprio nel mio stile. Che carina, sono tutte cose abbastanza semplici, c'è un pezzo che mi fa impazzire, ma quello lo teniamo verso la fine. Continuiamo con questa maglia che è tipo a costine, vediamo un po' se riesco a farvi vedere il tessuto, vedete è tipo a costine, ma mi piace da impazzire perché, vabbè, bianca, io amo le cose bianche. È bella collata qui, alla zippina dietro, e poi qui ha questo drappeggio. Si dice drappeggio, sì, il tessuto drappeggiato, appunto. Sì, dai, è un drappeggio questo. E quindi rimane qui con questo tessuto più morbido. Ragazzi, è semplicissima, eh? Ovviamente mi piace ogni tanto avere anche il capo un po' più particolare, un po' più estroso anche, eccetera, però per la maggiore il mio stile è questo, cioè proprio basico, semplice, pulito, mi piace tantissimo. Solo queste erano? Ah no, ce n'è un'altra, no, infatti dicevo, già ho finito le camicine. Concludiamo le camicine bluse con questa che... Cioè, quanto è romantica questa, ragazzi, guardate. Rieccomi dopo un cambio pannolino e dopo una sessione potente di starnuti causa arrivo della primavera, che mi rende tanto gioiosa da un lato, ma dall'altro devo sopportare l'allergia. Ma mi va bene anche sopportare l'allergia, ragazzi, per la primavera questo ed altro. Comunque, credo fossi arrivata quindi a questa. E vi stavo dicendo che io la definisco molto romantica questa, mi piace tantissimo proprio per come è fatta. Questa è davvero super particolare, mi piace un sacco, e mi piace il fatto che il pizzo sia un po' più beige, mentre invece il resto della camicina sia più panna. Poi ha tutti questi volant avanti, carino. Mi piace proprio tanto. Chiodo, che quest'anno va tantissimo il chiodo, finta pelle. Io ne avevo uno che mi piaceva da impazzire, era perfetto in tutto ed era sempre di Zara, preso anni e anni fa, che ormai era ridotto ai minimi termini, ma proprio c'è, cioè, che si era tipo consumato in alcuni punti per quanto l'avevo utilizzato, e quindi era arrivato davvero il momento di dirgli: ok, fatto il tuo lavoro, è il momento di mandarti in pensione e di sostituirti. Ho trovato questo sul sito, c'erano forse due modelli, questo era quello che mi piaceva di più. Allora, vi devo dire, è carino, poi vabbè, a me la finta pelle di Zara piace molto, perché comunque sia non è di quelle che risultano tipo lucide oppure troppo
dure, troppo plasticose, ecco, insomma, per intenderci, come effetto visivo proprio. E in più mi piacciono tanto tutti i dettagli che hanno, che li fanno sempre ben rifiniti. Unica nota dolente è che è un tantino corto, proprio per mio gusto personale, per comodità e praticità. Non chiedetemi perché, però preferisco, mi piace un pochino più lungo il giubbottino, però vi devo dire, tutto sommato, mi piace molto, quindi alla fine questo qui lo tengo. E di tutte queste cose terrò tutto, sono un po' indecisa soltanto sul numero delle scarpe. Ah, peraltro ad un prezzo a mio avviso comunque conveniente, poi per quanto li sfrutto io questi, anche l'altro l'avevo pagato più o meno così, e l'ho sfruttato veramente tantissimo, cioè ve l'ho detto, fino a che non si è consumato praticamente. Prima di passare alle scarpe voglio farvi vedere questa, che è il mio pezzo preferito di tutto l'ordine. Vedendola lì nell'anteprima mi sembra, poi vediamo se con la color correction poi in post produzione riesco a rendere i colori un pochino più veritieri, perché in genere questi fluo tendono sempre ad apparire quasi un po' più chiari di come sono nella realtà. Questo considerate un verde sì neon, però un po' più intenso rispetto a come lo vedo nell'anteprima. Piccolina, piccolina, e ha la sua tracolla. Ma quanta bella, ragazzi! Grazie, oh mio Dio, bellissima questa, mi piace da impazzire. E per quanto piccolina, ragazzi, comunque ha la sua capienza, cioè nel senso, qui dentro entra tranquillamente il telefono, portafogli, pacchetto di fazzoletti, che poi quando è arrivata l'ho guardata e ho detto, ma io che sono mamma adesso, ma dove vado con questa borsetta? Però vabbè, dai, quando vado in giro posso portare la borsa con le cose di Giulia e questa micro borsina per me. Poi in genere in realtà ormai vado in giro soltanto con le borse dove ho le cose di Giulia, così almeno ho un tutt'uno tutto lì dentro. Però questa era troppo carina. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa. E arriviamo quindi alle scarpe. Ho preso due paia di scarpe, ma sono indecisa con il numero, perché voi dovete sapere che io con le scarpe di Zara un rapporto un po' di odio amore, nel senso che con il 38, che è il mio numero, delle volte ho difficoltà ad indossarle per la pianta, nel senso che magari mi vanno un po' piccole di pianta. Il 39 mi va più comodo di pianta, però poi magari è un filino, proprio un filino lungo, quindi quella magari è troppo piccolina, queste sono pochino troppo grandi, e mi servirebbe veramente un numero con una via di mezzo, sarebbe perfetto, solo che non c'è il mezzo numero da Zara, quindi ho provato, visto che da quando sono rimasta incinta praticamente sto sempre con scarpe comode, che siano sneaker, che siano in casa con le ciabatte, insomma tutto quanto, ho detto prendiamo un numero più comodo, che non sono più abituata a stare con le scarpine quelle più strette, però sono comunque un pelino larghe, quindi ho temo poi di non riuscire ad indossarle, sto pensando di mandarle indietro e provare il numero in meno, non so che fare, se rinunciare direttamente o se provare a prendere un numero in meno. Che dilemma, ragazzi. Comunque guardate che carine che sono, fucsia e rosso corallo, cioè sono veramente belline, e poi qui hanno questa parte in trasparenza, piatte, con il laccettino qui dietro sul tallone, e sono a punta così davanti. Mamma mia che belle! E concludiamo quindi l'haul con quest'altro paio di scarpe bellissime, ma anche con questo ho lo stesso identico problema purtroppo, cioè che sono un pelino comode, e avendo il laccettino qui dietro un pelino comode, allora fossero state con l'accetto qui sulla caviglia un pelino comode andava bene lo stesso, ma un pelino comode con questo vuol dire che mi può sfuggire il tallone mentre cammino e non mi piace, però guardate che belle! Cioè sono super particolari queste davanti, chissà se riesco a mostrarvi il dettaglio, vedete come sono fatte? Cioè adoro, guardate che belle, e poi qui sul tallone sono squadrate. Carine sono, raga, provo a prendere un numero in meno, peccato perché qui di pianta, io non ho la pianta del piede molto sottile, di pianta il 39 è perfetto. Voi come vi trovate con le scarpe di Zara? Comunque con questo è tutto, io come sempre vi ringrazio tantissimo per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima, ciao!